questi alberi oggi verranno tolti del tutto. Finalmente, direi. Esattamente, che bello, finalmente. Per fortuna riusciamo a sconfiggere Alberum una volta per tutte. Beh, almeno in teoria, speriamo di riuscire a sconfiggerlo davvero da tutti i mondi, ma chissà. Ma tu pensi che riusciremo veramente a farlo? Ma sì, certo, bisogna essere fiduciosi. No, bisogna andare alla spada divina, perché qui c'è una spada veramente potente che toglierà il boss che praticamente ha maledetto completamente il mondo. E se tu vedi... no, aspetta, bisogna togliere questi tizi di mezzo, assolutamente. Via. Sono potentissimi, quindi... ok, perfetto. Sarà un po' complicato. No, che cacchio, ci stanno iniziando a seguire. Altri, ce ne sono altri. Bisogna sconfiggere i tizi cattivi, tipo qua ce n'è uno, vedo. È molto difficile da fare. Già! Ok, comunque se vedi, queste sono tutte Alberum, ma tranquillo, adesso si toglieranno tutti gli alberi cattivi. Oh, attenzione a non ucciderci da soli, perché poi abbiamo armi potentissime e bisogna stare attenti. Però... Oh, hai sentito? Oddio, mi sa che si sta arrabbiando Alberum. Peraltro noti che è diventata notte tutto ad un tratto? Sì, è vero. Secondo me qua Alberum si è completamente arrabbiato. Cerchiamo di entrare all'interno delle mura, però. Andiamo, vai! Ok, però mi sembra un po' complicato da entrare in queste mura. Non vorrei tipo morirci male adesso. Oddio, Durnis, ma sei sicuro che ce la faremo? Beh, sì, dai, se non sono qua io positivo, voglio capire io chi cacchio è positivo. Comunque questo ravager è veramente potentissimo e mi sta facendo poco di danno. È molto forte. Mi sta facendo poco di danno perché io ho l'armatura in nederite, quindi alla faccia tua. Tu ti sei fatto bello forte, io invece sono ancora in diamante. Sì, mi sa che anche il tuo cervello sta un po' dormendo in questo momento. No, sono sveglio. Però dobbiamo entrare ancora più all'interno, quindi seguimi. Woohoo! Oh, allora, qui all'interno ci sono un po' di cose, tipo, vabbè, un po' di ferro, ma io voglio capire dove si è nascosta quella spada divina. C'è una spada divina? Esatto, sì, allora, è veramente molto potente, è una spada che in realtà... Si racconta dalle leggende che è una semplice spada in nederite, ma che ha una potenza veramente spaventosa. Che figata! Attenzione! La troveremo, secondo te? Sì, allora, la semplicità a volte è quella più potente, cioè l'arma più forte, perché la nederite c'è già su Minecraft, e quindi vorrei... Sì. Ok, scusa, ti ho dato un piccone in testa perché eri un po' storto. Non ti preoccupare. E qui, vabbè, ci sono delle name tag, chi se ne frega. Ah, sconfiggiamo i cattivi! Allora, Divinus, l'ho trovata! L'hai trovata? Oddio, ma veramente sembra una semplice spada in nederite? È una semplice spada in nederite. Perché, ma poi mi sembra strano che sia tipo qui all'interno. Comunque, prendi tutte le cose che ci servono, se ci sono delle cose. Io lascio invece delle cose qua che veramente non mi servono a niente. Peraltro, esorcizziamo un po' questo posto. Oh, benissimo. Usciamo adesso. Wish. Allora, bisogna stare attenti anche perché Alberum è sempre attivo. Non vorrei che ci fossero degli spuntoni. Proviamo l'arma. Con un colpo uccide tutti i pillager. E peraltro... Vai così, che bello. È veramente fortissima. Peraltro questa è un tesoro che tipo... È un tesoro sacro questo, si dice. Cioè praticamente... Meglio non perderla, no? No, infatti non bisogna perderla assolutamente, ma è un tesoro sacro nel senso che vi distrugge ogni cosa ed è veramente fortissima. Peraltro la puoi impugnare solamente un leggendario. Ah, sono caduto, niente, il leggendario è col cacchio perché veramente... Il leggendario un po' arrugginito, leggendario. Allora ti devo uccidere per caso. No, scusa. Guarda che con la mia Divinus ti posso far fuori tantissimo, Sì, 0,2 secondi. Comunque, allora, bisogna un attimo capire, perché, scusa, proviamo a dormire prima di tutto, perché... stai sentendo, vero? Sì, ho sentito! Questo è il richiamo di Alberum, sei storto... Oh, no, accidenti, bisogna esorcizzare immediatamente questo posto. Togli! Ok, si è tolto. Ha funzionato! Perfetto. Allora, ovviamente qua stanno arrivando altri scagnozzi strani, cattivi, scemi proprio, odiosi. Sì. C'è un altro posto che vorrei tanto esplorare. Oddio. Ok, attenzione. Mi raccomando, sveglio nella battaglia più epica e volenterosa. Cioè, non volenterosa, ma più forte del mondo. Più epica. Epica! Wow! Sconfiggiamo tutti quanti.
Soprattutto tu con un solo colpo. Esatto, veramente bellissima questa cosa. Per fortuna che abbiamo la spada che esorcizza il male. Cioè sembra tipo la spada di Zelda, ma è la spada che esorcizza il male. Che è veramente una spada che proprio toglie. Hai sentito? Oh no, è vero, c'hai ragione. Accidenti, dov'è che spawnerà adesso? Oh, è spawnato in mezzo alle scatole. Togliamo! Benissimo. Vedi, è veramente bello esorcizzare il male di questo posto ogni volta. Perché... cos'è stato? Cos'era? Non lo so. Ma hai sentito anche tu? Ho sentito anch'io, sì. È strana come cosa, eh? Bisogna stare attenti. Oh! Cosa succede? Cosa succede? Sta suonando il corno. Poi non ti sei accorto di una cosa? Non mi sono accorto di una cosa. Non c'è solo la spada che esorcizza il male, ma c'è anche questa cosa che uccide con un solo colpo probabilmente. Perché c'è una freccia. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, perché basta trovare un cattivone scagnozzo e vi faccio vedere l'arco. Vuoi provare contro di me? Meglio non provare, perché potresti morire malissimo proprio. Va bene. Ragazzi, siamo veramente in un'avventura epica. Anche perché qui continua ad essere notte. Io ti stavo dicendo prima, Eli, dobbiamo andare a dormire in casa. Finalmente un po' di sonno ce lo meritiamo, no? Sì, sì, sì. Però mi sa che tu stai parlando davvero da lontano. Io non so come caspita stai facendo. In che senso da lontano? Non lo so, era successo un casino. Comunque, dormiamo qui e vediamo un attimo se arriva il giorno, perché a me sembrava che ci fosse un problema con la notte. Infatti è ancora notte. E infatti è ancora notte. E infatti tu, mi sembra che tu sei ancora addormentato, quindi No. Dobbiamo farlo diventare immediatamente giorno. Allora, andiamo immediatamente. Allora, secondo me è notte perché c'è un boss. Ok. No. No, usciamo immediatamente di casa. Via. Corri. Ci distrugge la casa. Eccoci. Bene. Mannaggia, dobbiamo togliere immediatamente. Speriamo che si tolga. Mettiamo qua così. Perfetto. Ti prego, togliti, perché sennò ci ha distrutto mezza casa. Ok, perfetto. Ha funzionato, meno male. È stato veramente una fortuna, perché pensa di far tutto da capo sta cosa uguale identica. Come sarebbe stato difficile. Guarda, sarebbe stato veramente brutto. Un disastro assurdo. Non vorrei mai immaginarmelo. Allora, dove andiamo? Il boss Gobovovov. Lì dove c'è scritto Gobovovov. Ok. Qui c'è una cosa che si chiama Leech. Oddio! Sembra molto pauroso dal nome. Infatti è veramente pauroso, ti devi spaventare tantissimo. Via, sconfiggiamo tutti questi scagnozzi. Sconfiggiamo questi scagnozzi di Leech. Questi tizi, mi sa che sono abbastanza strani, amico mio. Perché, vedi, sono tutti quanti tenebrosi. Peraltro non riescono a farmi niente. Aspetta, non andare avanti, stai dietro. No, sono qua. Allora, qua praticamente... stavo uccidendo io, volevo far vedere ai ragazzi come uccideva il mio arco. Scusa. Però, vabbè, lo farò con te allora. Okay, siamo stati fortunati, perché l'avrei davvero ucciso. Dove sta il Leech? Il Leech probabilmente sta all'interno delle mura. Vedi che c'è una barra sopra. Hai fatto male. Andiamo all'interno delle mura e sconfiggiamo il boss. Perché dai, questo, andiamo. Amico mio... Dicevo, scusa, questo, amico mio, è l'inizio della battaglia finale contro il boss che toglierà Alberum dal nostro mondo. E sei storto, non puoi iniziare storto. Okay. Anche tu sei storto, non puoi iniziare neanche tu storto. Ok, però io posso esserlo, tu non puoi esserlo. Ma tu puoi esserlo, sì, infatti, chi l'ha detto che non lo puoi essere? Dobbiamo distruggere questi tizi cattivi, ok. Andiamo ad uccidere il boss finale, che è il Leech. È spuntata la boss, la barra. È la barra del boss molto cattivo. Eccolo, guarda, è un personaggio veramente cattivo che ha un libro. Oddio. Devastante in mano. Guarda qui, bisogna stare attenti. Oddio, ma che cos'è? Mi sa che spawna tipo dei tizi strani, aspetta. Oh mio Dio, mannaggia. È fortissimo. Fortissimo, amico. Aiuto. Come facciamo? Bisogna essere più forti di lui. No, anche Alberum, no. No, pure Alberum, no, No. Qua ci uccide male. Però continuiamo. Dobbiamo esorcizzare il male. Vem. Perfetto, ho fatto il corno. Si è tolto. Quanto fa male sto boss? Ma è veramente forte, anche perché purtroppo vola. Il problema è che vola.
Vai! Sì! Ma porca... Sì, però se io qua non riesco a ucciderlo è un problema. Cioè non riesco a colpirlo perché continua a volare. Mi sta veramente dando fastidio. Fortissima di Venus. Continua a rompere le scatole. Mio Dio, che pista. Anche perché è andato fuori. Perché questo qua vola purtroppo. Dove è finito? Qua, dietro di te. Ok, allora, praticamente... Vai! No, però non è possibile. Se vola, come caspita facciamo a prenderlo? Eh no, non sembra impossibile. Ok, gli ho tolto una mezza barra di vita. Oh, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Uccidiamolo. Da questa parte. Vallo a prendere. Ma mi sa che qua con le frecce... Oh, colpisci. Niente. Ok, perfetto, abbiamo colpito. Gli stiamo togliendo un po' di vita, eh. Bellissimo. Però bisogna stare attenti perché sennò lui recupera la vita. Oh, no, non di nuovo Alberum, per carità. Poi ci sono tutti i suoi scagnozzi. Guarda che spawna tutti questi tizi strani. Penso io agli scagnozzi. Tu cerca di colpirlo. Eccolo, a lui. È qua. Ok, pensa tu agli scagnozzi. Io intanto penserò a distruggere il Lich. Il boss. Ogni tanto cercherò di aiutarti anche a te. Ma il fatto che voli è veramente, ti giuro, è la cosa più odiosa che possiamo. Non c'è un modo per chiamarlo a sé. Sarebbe più facile ucciderlo con... uccidere l'Ender Dragon che questo coso. È probabilmente molto più facile uccidere l'Ender Dragon perché il Lich è veramente potentissimo. Aia! Ragazzi, ho preso il mio totem perché così almeno riusciamo... Se moriamo, mal che vada, recuperiamo immediatamente la vita perché questo sì, qua... Sì, qualcosa brutto e cattivo. Ok, vai, continuiamo a prenderlo. Non demordiamo, ok? Continuiamo. T'ho messo cuore! Ecco, stai attento, no, vai al protetto tu, vai in casa, cioè lascia che solo io lo sconfigga, cioè dico, lo combatta per un secondo, perché mi sembra abbastanza forte in questo momento, abbastanza arrabbiato, quindi entra all'interno e proteggiti, anche perché mi sembra che ce l'abbia con te, quindi è un problema se ce l'ha solo con te. Sì, infatti, mi sono messo al coperto, mi copro e... Ok, copriti, bene. Io intanto sono qui fuori che sto cercando di trovarlo, ma non lo trovo perché continua a nascondersi. Ma no, ti giuro, è un odio, ti giuro, porco due, oh, è un odio perché continua a... No, raga, veramente è insopportabile. Cioè, io dov'è adesso? Ho preso, perfetto. Ok, continuiamo, E cos'è? Che cosa sta facendo? È attivato un suo potere speciale perché, come vedi, gli abbiamo tolto una prima barra e qua si è arrabbiato tantissimo, ma tantissimo, Mi sta spammando di cose, sono morto. Ok, io sto combattendo i suoi scagnozzi. Tu hai un altro arco? Sì, lo sto prendendo. Adesso ce l'ho nell'Ender Chest. Ok, allora io qua... Vado a prenderlo. Anche perché poi purtroppo questo arco è veramente antipatico. Perché poi bisogna caricarlo. E poi dopo, cioè, tipo... però in teoria dovrebbe anche essere abbastanza ok, abbastanza buono. Se ti dirò di darmelo, tu mi devi dare l'altro arco. Però intanto... Subito. Cercherò di tenere questo. Però mi sto anche muovendo un po' più lentamente. Perché chiaramente quando è caricata la balestra, che questo è un arco tipo balestra, no? È veramente più pesante da muoversi perché bisogna tenerlo caricato. Allora, dov'è il Lich? Si è nascosto, forse perché ha capito il nostro potere. Fai così, l'ho colpito, vedi che funziona. Bisogna caricare prima la balestra e poi dopo, quando si è pronti, scacciare direttamente la freccia. Pam, intanto uccidiamo questi mostri. Sì, facciamolo, forza. Per fortuna abbiamo trovato queste un altro. Armi e... Sì, tu ovviamente sconfiggi, ok? Via! Mannaggia, non l'ho preso. Potevo prenderlo, però, ragazzi, questa è una battaglia veramente difficile contro il male, ovviamente. Contro il male più totale. Intanto bisogna ovviamente recuperare vita mangiando. Vai, l'ho colpito, grandissimi così. Continuiamo così, amico mio. Vai, bravissimo, capitano. Grandissimo, continuiamo così. Perfetto. Olè, vai. Allora, bisogna prendere questa cosa e... Via! Perfetto, l'ho ripreso, grande! Bravissimo, capitano, bravo il mio capitano. Vabbè, mi fa piacere che tu sei così tanto felice. Allora, dov'è finito il Lich però? Si sta nascondendo, vedi? No, eccolo, sopra. Ah, è qui, ma non ci farai assolutamente niente. Perché non l'ho preso stavolta, però ovviamente quando... Ma cos'è? Questo è un... è di nuovo il tizio cattivo, è Alberum. Allora, togliamo immediatamente questo coso, via! Oh! Via! Perfetto! Ha funzionato, meno male che funziona sto corno! L'ho ripreso di nuovo, mamma mia, stiamo diventando povero bravissimi! Povero coniglietto, mi ero ucciso durante la boss fight! Ma chi se ne frega? Cioè, allora, mi dispiace coniglietto...
Andrea. Woohoo! L'hai preso un'altra volta, bravo. Mamma mia, siamo veramente grandissimi così. Vai, l'ho ripreso. Vedete ragazzi, bisogna ovviamente caricare prima la balestra e poi dopo sconfiggerlo. Cioè dico, scacciare la freccia quando si è pronti. E questa è la tattica della balestra. Mi devo di nuovo coprire. No, mi sa che si è arrabbiato. Si è proprio incacchiato al massimo. Qua si è proprio incacchiato proprio tantissimo, Quindi, perché questo l'ho colpito due volte. Sta prendendo fuoco. Ok, grande, grande. Continua a colpirlo, continua a colpirlo. Vai così. Dov'è finito? Non lo so. Ma perché lui si nasconde per bene, mi sa, Sconfiggiamo anche i suoi scagnozzi qua. Però se li prendo magari sarebbe anche un'opportunità. È più facile, è più difficile adesso, hai notato? È davvero più difficile anche perché lui si è arrabbiato tantissimo, mi sa, Vai! Ok, l'abbiamo ripreso e continuiamo a caricare la balestra e poi dopo riprenderlo. Mio Dio, non so se l'ho ripreso, però se l'ho ripreso da lì è stata sicuramente una cosa epica. Amico mio, questa è la battaglia finale. Renditi conto di che battaglia è questa. Ne ha spawnato un altro intanto, scusami se ti ho interrotto, però ne oh mio Dio, va bene, stanno cercando di scagliarci contro tutte le loro forze. Ma noi, vedi, guarda quanti. Ne abbiamo tolti due in uno, quindi perfetto. A posto. Vai, uccidiamolo. Questo è l'ultimo stadio, lui si sta per arrabbiare tantissimo. Guardalo quanto è arrabbiato. Sì, guarda qui, ragazzi, qua mi sa che è veramente pericolosa la situazione. Però non demordiamo, amico mio, ok? Eli, nonna, questa è il momento finale. Questo è il momento finale. Non devi demordere. Devi continuare a combattere al massimo delle tue forze per sconfiggere questo dannato Lich e per sconfiggere Alberum. Io mi sto cagando addosso, sinceramente. Però ce la posso fare con te al mio fianco. Guarda come sta cercando di scagliarci contro tutte le sue forze. Noi stiamo in questo momento più forti di un albero. Ci siamo messi, ci siamo proprio come delle radici nel terreno. In questo momento stiamo sconfiggendo il Lich. Lui sta cercando... Nessuno ci può sradicare, c'è un arco qua. Noi stiamo combattendo con tutte le nostre forze e lui sta scagliando contro ogni suo avversario che ha. Guarda qui. Se dove vedi... sta adesso? Sempre di più, è qui da questa parte. Allora... ok. Ok, eccolo qua. Però sì, si è di nuovo dematerializzato, accidenti. Che non so se esiste come parola, ma non importa. Vai così, continuiamo. Dobbiamo però prima trovarlo. Vai con la tua balestra potentissima. Con la mia spada e anche con la mia... eccola qua. Anche vai sì. Così! Ok, manca poco. Manca veramente poco. Ok. Aia. Vedi. Manca veramente poco. Vai così. No, mannaggia, non l'ho preso. Però adesso lo riprendo, lo riprendo. Guarda. Manca veramente uno sputo di vita proprio. Quindi... inseguilo! Inseguiamo, va bene, dai, inseguiamolo. Vai. Sarebbe bello potergli dare un ultimo colpo di grazia con la spada. Se si avvicina a terra te lo dico. Aia! Ok, vediamo se riusciamo a dargli un colpo di grazia con la spada. Eccolo! Lui... dov'è? Oh. Sta scendendo, non è vero, aspetta. Accidenti, dai, non l'ho preso, però non importa. Continuiamo. Tu continua, ovviamente scagliagli addosso tutte le cose che hai, però l'ultimo colpo deve essere ovviamente il mio. Dove è finito? Vai così! Oh, guarda, smetti di... vai così! L'abbiamo sconfitto! L'abbiamo sconfitto, Eli! Eli! Ce l'abbiamo fatta! Guarda il nostro inventario, guardalo, è completamente pieno. E qui sì. Ci sono un sacco di cose che probabilmente ha droppato il Lich. Aspetta un attimo, ma io volevo vedere Alberum. È anche diventato giorno ora che ci penso. Guarda, il sole sta andando pure normalmente. Mio Dio, che bello. Allora, a casa, andiamo a casa. Perfetto, così. Oh, guarda, l'albero. Albero normale, sì. L'albero, amico. Abbiamo tolto l'albero. Abbiamo tolto Alberum dal mondo. Questa è una vittoria epica. Oh mio Dio, guarda, non c'è più da nessuna parte. Questa è stata la fine di Alberum. Ci siamo impegnati, è stata un'avventura veramente epica. Abbiamo combattuto, ci siamo spaventati, abbiamo trovato personaggi incredibili all'interno di questo mondo. E finalmente la vittoria è nostra, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, sì! Questo sarà scritto nei libri di storia, te ne rendi conto? Contro sì, Alberum! Bello. Amici voglio miei! Voglio scrivere un'altra cosa nel libro. Cosa vorresti per festeggiare! Beh, questa ce la siamo meritata tutti. Anche tieni, perché... questo te lo regalo. Grazie, questa. Tutti i corni che fanno suoni bellissimi.
abbiamo avuto degli equipaggiamenti veramente molto belli. Vediamo un attimo se... Turutto! Turutto, 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 tu, che bello! Yuppie! Che bello, sì! Io vorrei per un attimo, giusto per celebrare questo momento veramente importante per noi, epico direi, veramente epico, direi di andare anche negli altri posti in cui siamo andati, tipo c'è uno che si chiama Alberum. Ah certo, questo ti ricordi quando siamo andati nel... Ah sì! In questo posto, in questo dungeon veramente strano, non ci ritorniamo perché... Direi di no, sì, infatti. Però c'era anche il villaggio Roppo, ti ricordi? Il villaggio... Praticamente qua c'erano tutti gli alberi e poi c'erano tutti gli spuntoni che arrivavano. Vedi, qua non c'è più Alberum, non c'è più la che sua bello! Faccia odiosa. I villager sono salvi! Che bello, abbiamo fatto amici del bene. Amici dei villager. Ragazzi, cioè, ce l'abbiamo fatta, sì! Non c'è nient'altro, quindi ritorniamo a casa e bene. Direi che per questa volta è stato abbastanza. Abbiamo combattuto il male, l'abbiamo esorcizzato, l'abbiamo tolto dal nostro mondo per sempre. Beh, si spera almeno per sempre. Sì, ce l'abbiamo fatta. È una vittoria. Non smetterò mai di dirlo. Per veri guerrieri come noi. Sì.